Ragazzi, volevo ricordarvi che io faccio live su YouTube e su Twitch sempre alle 20, tra il sabato e la domenica, per tutta la settimana, escludendo qualche eccezione, su Warframe e su delle reaction, ovviamente anche su altri giochi nel caso arriveranno. Io vi raccomando di seguirmi anche nelle live, in modo uno da parlare, da divertirci insieme e anche ovviamente da vedere qualche gameplay che potrebbe interessarvi. Io vi aspetto in live, ci vediamo. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video delle build di Warframe. Oggi andremo a vedere un'arma secondaria con la sua forma in Carnon, che è l'Atomos. L'Atomos, per chi non lo sapesse, è un'arma Greenir Laser, che con la forma in Carnon diventa una specie di, diciamo, cuba bramma tascabile, un pochino più piccolo ovviamente. Ovviamente vi auguro una buona visione del video e speriamo, ovviamente, che gradiate la build. Ci vediamo! Ed eccoci qua, ragazzuoli, con il nostro Kullervo, vabbè, a caso, giusto perché mi piaceva il Warframe, e anche con la nostra Atomos. Allora, mi sono già levato il compagno e tutto per fare una dimostrazione veloce, però, ragazzi, ve lo spiego velocemente, l'Atomos è rotta, come lo schifo. Certo, devo ancora provare un paio di build, qualcosa proprio di particolare, perché il danno lo fa, però assomiglia troppo al Cuba Bram, cioè che a volte dovete tirare due colpi o tre. Vabbè, questo dipende perché gli Eximus resistono di più, ovviamente. È un'arma un pochino particolare perché la sua forma in Carnon non comprende il fuoco, non come il fuoco primario suo. Infatti, quell'effetto non verrà considerato. Per questo ci ho messo il corrosivo, però potreste metterci anche il virale, essendo che, ripeto, il fuoco non viene usato nel fuoco secondario. Io per preferenza ho messo corrosivo. Alla fine vi raccomando comunque l'effetto con cui vi trovate meglio o quello che considerate più forte. Ovviamente sto escludendo le Riven, nel caso ne aveste, comunque potreste metterle facilmente. Ma prima di andare avanti, ragazzi, scusate l'interruzione, volevo chiedervi di iscrivervi al canale e mettere like. Questo solo per dirvi che sostenermi è abbastanza facile, basta cliccare il famosissimo bottone rosso e i like, semplicemente per farmi sapere che i video vi piacciono. Oltre che comunque a farci crescere e farci diventare una bella community, cosa che io spero moltissimo. Ragazzi, direi che vi ho interrotto abbastanza, possiamo procedere con la build e vi ringrazio nel caso vi siate iscritti. Ciao a tutti e ci vediamo alla fine. Ma va bene, direi di non indulgere oltre e di procedere con una piccola dimostrazione. Ora, come funziona l'Atomos? Come ogni arma in Carnon, che sia secondaria o primaria, cioè che dobbiamo prendere in testa. Come vedete, già sciotta male. Cioè, io non ho attivato neanche la forma in Carnon. È anche un pochino potenziata comunque dai potenziamenti passivi della forma in Carnon, che gli dà più critico e tutto il resto. Quindi, in effetti, questo è un motivo per cui shotta. E anche perché la build, diciamo, mi sono impegnato abbastanza a farla. Come vedete, fa tipo la Cuba Nucor o la Tenet Cyclone, cioè che i nemici vengono presi da un raggio che si espande. Però, purtroppo, gli altri nemici non valgono come colpo in testa, quindi non si caricherà prima. Ora, abbiamo la nostra forma in Carnon. E come vedete, già cambia aspetto. Ora, prima che io spari, perché ve lo assicuro, fa abbastanza casino. Prima che io spari, se notate, il danno ovviamente sarà un pochino minore. Come avevo già detto prima, è tipo il Cuba Bram, che dovete tirare più colpi alla fine. Però, è un'ottima opzione se non volete il Cuba Bram, se volete la secondaria e se volete più munizioni, perché, come tengo a ricordarvi, che l'incarno non sprecano munizioni, ma bensì hanno la loro forma. Ma va bene, dai, a questo punto direi che possiamo sparare i nostri primi bombardamenti. Ecco qui. Come vedete, infatti, i primi colpi non faranno mai tanto danno, però piano piano che andiamo avanti, come vedete, shotterà male. Questo è dovuto comunque al fatto che ci metteremo la Merciless. Infatti toglie abbastanza vita. Non dico che sia una brutta opzione, anzi, per me è un'arma abbastanza carina, l'ho usata parecchie volte. L'Acolito l'ho shotta male. Ora non so se nelle clip vi mostrerò, vi avrò già mostrato che l'ho shotta, vabbè. Oppure che sono morto in preda a grandi disagi. Però intendo dire che, dai, nonostante tutto è un'arma bella forte. Ed è un'ottima opzione se non volete farvi altre armi particolari, tipo le Tenet o le Cuba, comunque. Per chi invece è appassionato del virale, ovviamente vi mostrerò una versione con il virale per farvi vedere che comunque il danno potrebbe cambiare, ma non più di tanto. Comunque sono sempre quelli i colpi che spareremo e tanto l'arma si ricarica abbastanza velocemente, intendo la forma in Carnon, ovviamente. Ora, procediamo a caricarla. Direi che possiamo cominciare a sparare. Come vedete, la forma in Carnon con il virale, il danno lo fa più o meno uguale, più o meno perché comunque è sempre da caricarlo. Però
nonostante tutto è buona. Ovviamente se ci metteremo un effetto taglio o qualcosa del genere, sia chiaro, ovvio che avremo un vantaggio. Però, ripeto, a mio parere è più forte il corrosivo, anche perché... Non so perché il virale ultimamente mi sta sembrando un pochino deboluccio in alcuni casi. Ovvio, ci sono alcune armi che fanno l'eccezione del virale, eh. Non sto dicendo che il virale è peggiorato, l'hanno fatto chissà cosa, no. Sto dicendo che alcune armi vanno bene con corrosivo e altre con virale, e ve lo assicuro perché io stesso ho fatto tante armi con virale. Questo è un consiglio che vi do da amico, perché non convincetevi che alcuni effetti sono più forti degli altri. Ogni effetto ha il suo ruolo. Il virale, ad esempio, fa più danno alla vita, proprio lo fa accumulare. Va bene, direi che possiamo passare a questa benedetta build, ovviamente con dovute varianti che sono proprio minime. Ovviamente se avete la Riven, come vi ho già detto, la build dipenderà tutta da voi, perché... Non ho una Riven per quest'arma e sapete bene che io non simpatizzo proprio per la Riven. Eccoci qui con la nostra build. Come vedete c'ha solo due Galvanized. Potevo mettere quella per il colpo in testa, sì, ma l'arma è esplosiva. Stessa cosa vale ovviamente per la sua arcana. Comunque, Galvanized Shot, Galvanized Diffusion, ovviamente per il danno e con la dovuta mod del danno già di base, ovviamente. Lethal Torrent l'ho messa per la cadenza di tiro e lo sparo multiplo. Se vi state chiedendo perché non ho messo Magnum Force, perché più o meno il risultato è lo stesso, o forse anche leggermente, proprio leggero, una differenza di danno proprio minima. Quindi non me la sentivo di metterlo, volevo un pochino più di cadenza e lenta. Questa a causa di Creeping Bullseye, che ci mette più critico ma meno cadenza. Ovviamente ci ho messo il corrosivo, il danno critico e la nostra arcana secondaria, Secondary Merciless, che aumenterà il danno quanti più nemici ammazzeremo per un totale di 12 volte. Dura poco questo buff, tengo a dirvelo. E vi farà avere più velocità di ricarica. Questo vabbè, questa è una piccola passiva sua. Ora, cosa succede se mettiamo Magnum Force? Allora, come vi ho già detto, il danno aumenta, diminuisce lo sparo multiplo. E prima che mi diciate, perché non le provate a mettere entrambe, tipo al posto di Galvanizer Shot? Allora, io ci ho provato, ve lo assicuro, ci ho provato. Non funziona molto bene purtroppo, ma aspettavo più danno, sì, ma non funziona molto bene. Già ve lo dico, però se volete provare siete liberi di farlo ovviamente. Comunque stavo dicendo che Magnum Force sì, aumenta il danno considerevolmente. Come vedete facciamo un bel 13.000, quel 2.000 e qualcosa di danno in più, non ci fa male. Ora facciamo una bellissima dimostrazione con Magnum Force. Come vedete il danno in effetti è aumentato, intendo numericamente parlando, però comunque il risultato è lo stesso. Un attimo, ok. Procediamo a martoriare i nostri manichini. Come vedete fa assai abbastanza danno, ma purtroppo ha meno cadenza. Però, ripeto, siete liberi di scegliere come buildarla. Io vi sto dando molte opzioni proprio per questo motivo. Comunque, secondo me, Lethal Torrent è una delle migliori mod che potreste mettere al posto di Magnum Force. Ma Magnum Force, altrettanto come i V-Caliber per le primarie, è un'ottima soluzione secondaria. O anche primaria, dipende come volete buildarla. Ora ragazzi, vi darò qualche consiglio per usarla nel gameplay. Io ho fatto una sorveglianza in 5 minuti, ovviamente per mostrarvela sempre come ad esempio. E già ve lo dico, l'accolito, come ho già detto, ve lo shot, ovviamente state attenti a quale tipo di accolito. Se è tipo quello là che vi rimanda indietro i colpi, che è il peggiore tra l'altro contro le armi. Attenzione, perché vi rimanderete indietro il colpo dell'Atomos moltiplicato, quindi potrebbe anche risultare in un one shot ed è capitato. Oppure quello là che vi disattiva l'abilità, quello più che altro per un fattore di sopravvivenza. Si sa mai che il suddetto accolito vi shotta male. Però per il resto, essendo che gli ho messo il corrosivo, cosa a cui gli accoliti sono molto deboli, shotta abbastanza male. È molto efficace come il Cuva Bramma contro le orde di nemici. Se riuniamo i nemici in un punto con le abilità di Cora, di Voban o qualunque altra abilità che riunisca, diciamo che fa abbastanza casino. Ovviamente il tutto restando sempre in vita con il Warframe, perché rianimarsi sempre, sappiamo bene, non è una cosa proprio bellissima. Un'altra cosa a cui dovete stare attenti è l'hitbox dei nemici. Il laser prende sì la testa, l'avete visto, però purtroppo alcune volte non la piglia. Cioè, proprio spara dalla testa, ma non la prende. Questo non l'ho ancora capito il perché. Forse perché è un'arma laser e si buggano un pochino i proiettili. Però, è un problema minore. Ovviamente stiamo attenti anche quando carichiamo la forma Incarnon, perché come avete visto, shotta male i nemici anche nei dintorni, come la Cuva Nucor.
Però se riusciamo a caricarla subito, diciamo che ci avremo già il cubo a brama tascabile già a portata. Ovviamente, ragazzuoli, nella build potreste metterci Fulmination o Primate Fulmination, che sarebbero delle mod che aumentano l'area d'esplosione, l'attacco radiale in pratica. Questa è solo una vostra preferenza, però a discapito forse o del danno o del critico, questo dipende cosa vorrete sostituire, a meno che non avete una Riven, ovvio. Se ve lo state chiedendo, sì, l'esplosione è abbastanza grande, non troppo, non è esagerata, però è abbastanza. Considerate comunque che è una secondaria, quindi fa un pochino meno danno di armi primarie e ha un pochino meno portata, sempre rispetto ad armi primarie. Ma nonostante ciò, ripeto, è un'ottima opzione se volete shottare male i nemici e se volete usare solo secondarie e ne siete solo appassionati. Ma va bene ragazzi, io direi che posso terminare qua con questo video. Spero ovviamente che vi sia piaciuto, io spero di rivedervi presto per un prossimo video build, o che sia comunque un altro prossimo video proprio in generale, poi non so se sarà per forza build, o per qualche live, che vi ricordo faccio sempre alle 20 tranne sabato e la domenica su YouTube e su Twitch, quindi ricordatevelo. E ovviamente io spero anche che vi iscriviate al canale e mettiate like in modo da sostenere il canale, farlo crescere e farci diventare una grande community, oltre che a farmi sapere che i video vi piacciono e che volete sempre di più. Io ragazzi direi che posso finire qui, vi saluto, vi auguro un buon proseguo. Ci vediamo alla prossima e vi auguro un buon farming e un buon game. Bella a tutti!